Buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio amici, benvenuti a questa terza lezione dell'argomento monarchie nazionali, le cosiddette monarchie nazionali moderne nel loro sviluppo, nel loro nascere, nel periodo dal 1300 circa al 1500 circa. Abbiamo visto la guerra dei cent'anni, vi ho accennato che la guerra dei cent'anni favorisce la creazione di un potere sovrano forte e quindi di uno stato monarchico, di una monarchia forte, di una monarchia nazionale, sia in Francia che ha vinto la guerra, sia in Inghilterra che la guerra l'ha persa. Vediamo perché. Parliamo un attimo del Ducato di Borgogna. Vi ricordate che Carlo VII, ricordate che Carlo VII di Valois è il re che ha vinto la guerra dei cent'anni? Anche con l'aiuto soprannaturale di Giovanna d'Arco, no? Carlo VII è riuscito a vincere anche perché, ricordate, nel 1435 Filippo il Buono, il duca di Borgogna, che prima aveva tradito e combatteva con gli inglesi, era passato dalla parte dei francesi, quindi la Francia aveva vinto la guerra anche per l'aiuto del duca di Borgogna. E abbiamo già detto, ma lo ripetiamo, che la Borgogna era diventato un regno potentissimo e ricchissimo. Partito da questo regno, dal piccolo feudo della Borgogna B, aveva acquisito a est, immaginate che sia una carta geografica questo, aveva acquisito a est il territorio della Franca Contea, che in realtà apparteneva all'impero germanico, non era propriamente Francia. Borgogna storica, Franca Contea erano i territori agricoli che non erano molto ricchi. Borgogna storica, capitale di Gione, Franca Contea, capitale Besançon, no? Con la cediglia Besançon, ok? E aveva conquistato dopo la Franca Contea, attenzione, anche il Lussemburgo, ma anche e soprattutto le ricchissime Fiandre, d'accordo? Le ricchissime Fiandre sono grandi, non riesco a farle entrare tutte qua, d'accordo? In questo disegno, le Fiandre. Il Belgio, l'Olanda attuali, una delle regioni più ricche d'Europa, piena di industrie tessili, città come Ypres, Gand, le più importanti industrie tessili del Medioevo, più importanti anche di Firenze o il porto di Bruges, ne abbiamo già parlato in passato. Quindi si tratta, grazie alle manifatture tessili delle Fiandre, la Borgogna diventa un insieme di territori, la capitale è sempre Digione, un insieme di territori molto molto ricchi, ma di difficile organizzazione, persone che parlano lingue diverse, che appartengono a etnie diverse. Non c'è, vedete, una continuità territoriale, perché è vero che Lussemburgo confina più o meno con le Fiandre. Però tra il Lussemburgo, vedete, la Borgogna e la Franca Contea c'è il vuoto, c'è la Lorena. Quindi, magari per rafforzarsi ulteriormente, ovviamente il Ducato di Borgogna avrebbe bisogno di conquistare la Lorena, capitale Nancy. Nancy, capitale della Lorena. Ok? Allora, che succede? Dopo aver vinto la guerra dei cent'anni, il re di Francia vuole eliminare la Borgogna. Vabbè, abbiamo appena detto che la Borgogna era alleata del re di Francia e l'ha aiutato a vincere la guerra dei cent'anni. Però dopo la fine della guerra dei cent'anni, tra Francia e Borgogna iniziano degli screzi. La Francia, dove il re sta diventando sempre più potente, vuole inglobare il più possibile territori, d'accordo? Anche ducati o piccole contee francesi, piano piano vengono annesse alla Francia. Il re di Francia non può accettare l'esistenza di un regno potente come quello della Borgogna, che può e sempre essere una rivale della Francia. Il Ducato di Borgogna è uno di quegli stati che sono stati potenti, hanno avuto importanza, ma non vengono di solito ricordati. Quelle monarchie, in questo caso non è proprio una monarchia, ma un ducato, non diventerà mai una monarchia,
quei principati, quegli stati, quelle entità politiche che sono sopravvissute per poco tempo e quindi sono state dimenticate. In realtà, nel tempo limitato in cui è esistita la Borgogna con tutti i suoi possedimenti, solo quattro sono i duchi di Borgogna nella storia della Borgogna. Ne abbiamo nominati tre, già adesso nomineremo il quarto. In questo periodo la Borgogna era veramente una delle Digione e la Borgogna erano davvero uno degli stati europei più potenti, ma anche più raffinati. La capitale Digione era piena di splendidi palazzi, impreziositi da opere d'arte, era la sede di artisti, di letterati, perché il duca di Borgogna voleva che la propria città, Digione, rivaleggiasse proprio con Parigi e con altre capitali europee, quindi non badava spese per l'abbellimento, per le costruzioni della capitale, per le opere d'arte. C'era a Digione un mecenatismo, si era formata una corte con tanti intellettuali, artisti, pittori, letterati e così via. Allora, fate attenzione, l'ultimo duca di Borgogna si chiama Carlo il Temerario. Succede a Giovanni il Buono. Carlo il Temerario regna sul ducato di Borgogna dal 1400, fate attenzione, 67 al 1477. Quindi per 10 anni, d'accordo? Per 10 anni. Carlo il Temerario era terribile, era una figura veramente dispotica, voleva creare uno stato forte e accentrato, quindi si trova a schiacciare, a reprimere, a dover dominare tutta una serie di territori, capite, che non vogliono minimamente essere sottomessi alla Borgogna, sono altri popoli, altre lingue, altre tradizioni, ok? In particolare le Fiandre, vi ricordate, avevano una tradizione di autogoverno come i comuni italiani, invece Carlo il Temerario voleva costruire uno stato assoluto e quindi non può accettare l'autonomia delle città delle Fiandre. Elimina tutte le autonomie, ma le città delle Fiandre si ribellano. La repressione da parte di Carlo il Temerario è terribile. Per esempio, nel 1468 si ribella Liegi. Per dare l'esempio, sapete cosa fece Carlo il Temerario? Distrusse completamente la città di Liegi e annegò tutti gli abitanti, compreso donne e bambini. Tutti gli abitanti che non riuscirono a scappare furono annegati nel fiume Mosa. Quindi veramente una repressione terribile per cercare di mettere in riga le città delle Fiandre. Allora, Carlo il Temerario entra in guerra per conquistare la Lorena, che darebbe quindi unità e potenza a tutti questi possedimenti. Abbiamo visto, è il trait d'union tra i vari possedimenti e la Borgogna, però la Borgogna non la possiede. Naturalmente lui così si mette contro il re di Francia, d'accordo? Il re di Francia, il nuovo re di Francia, sempre della dinastia dei Valois, è Luigi XI, d'accordo? È succeduto al predecessore che era Carlo VII, che ha vinto, ricordate, la guerra dei 100 anni. Luigi XI sarà dal 1461, fate attenzione, al 1483 il re della Francia, ok? Luigi XI cerca di contrapporsi a questa guerra. Siamo negli anni 70 del 400 contro il Carlo il Temerario, però riesce a fare ben poco. Carlo il Temerario, il ducato di Borgogna prevale, d'accordo? Il ducato di Borgogna prevale. Sembra che ormai la conquista della Lorena sia cosa fatta per Carlo il Temerario, ma Carlo il Temerario vuole strafare, entra in guerra pure contro i cantoni svizzeri, d'accordo? Contro la Svizzera, perché vuole conquistare pure un pezzo della Svizzera, ok? E quindi ci sono le guerre borgognone in Svizzera. E gli svizzeri vengono
Sì, gli svizzeri si fanno conoscere come soldati invincibili. Ne abbiamo già accennato in passato a questo. Gli svizzeri combattevano non con la cavalleria, ma a piedi. La fanteria, abbiamo già detto in passato nelle precedenti lezioni che ormai la fanteria sta prendendo piede, sta diventando più importante della cavalleria. Gli svizzeri combattono un po' come la falange macedone, d'accordo? Con delle lunghe picche che sporgono, loro si chiudono a testuggine dietro gli scudi, d'accordo? I soldati, i fanti, e ciò che esce dagli scudi tutti uniti sono soltanto queste lunghe picche sulle quali tragicamente si infrangono i cavalli, gli squadroni di cavalleria all'attacco. E quindi riescono efficacemente a sconfiggere la cavalleria, compresa la cavalleria di Carlo il Temerario. Carlo il Temerario perde dagli svizzeri, sono considerati invincibili i soldati svizzeri proprio per la loro tecnica di battaglia e vengono utilizzati come mercenari da tanti sovrani europei, d'accordo? Carlo avevano questa fanteria con le picche, d'accordo, sporgenti. Carlo il Temerario viene sconfitto, attenzione, nel 76 a Morà. Proprio in Svizzera, Morà si trova in Svizzera, adesso credo che si chiami Murten perché essendo di maggioranza tedesca ha preso il nome tedesco di Murten. Morà non è altro che il nome francese di Murten. Allora voi dite ho cercato Morà in Svizzera sulla carta geografica, non c'è, non c'è perché voi trovate Murten, ok? Che è il nome tedesco all'epoca veniva chiamato con il nome francese di Morà. Ma la sconfitta definitiva, attenzione, Carlo il Temerario la subisce proprio a Nancy, la capitale, la città più importante della Lorena che lui voleva conquistare. Gli svizzeri lo sconfiggono in Svizzera, lo respingono fuori dalla Svizzera, lo inseguono fino a Morà e l'anno successivo, nel 77, a Nancy, c'è la sconfitta definitiva di Carlo il Temerario, d'accordo? Di Carlo il Temerario che peraltro muore in battaglia, nella battaglia di Nancy, d'accordo? E quindi gli svizzeri hanno vinto, hanno fatto un piacere alla Francia. Cosa succede? Succede che adesso ovviamente Luigi XI, vi ho detto prima, re di Francia, vuole prendersi i territori della Borgogna, cioè vuole prendersi i territori della Borgogna, vuole che la Borgogna cessi di esistere, la Francia vuole inglobarsi tutti i territori, comprese le ricchissime Fiandre. Ci riuscirà? Che cosa succede? Succede che c'è un problema di successione, ok? Carlo il Temerario non aveva eredi maschi e è morto nella battaglia. Però attenzione, aveva una figlia femmina che si chiama Maria di Borgogna. Maria di Borgogna, questa figlia femmina, figlia di Carlo il Temerario, ultimo duca di Borgogna ucciso nella battaglia di Nancy. Attenzione, si sposa, questo avviene nel 1477, cioè praticamente lo stesso anno in cui il padre di Maria muore in battaglia. Nel 1477 Maria di Borgogna si sposa, ci mette un cuore, con un Asburgo d'Austria, d'accordo? Massimiliano d'Austria. Massimiliano d'Austria, ricordate gli Asburgo d'Austria, ne abbiamo parlato ampiamente nelle lezioni precedenti, ne parleremo molto anche in seguito. Massimiliano d'Austria non era ancora il duca d'Austria e non era stato ancora eletto imperatore di Germania. Ricordate che gli Asburgo d'Austria venivano sempre eletti imperatori di Germania. Era l'erede al trono ed era molto giovane. Tuttavia, attenzione, Maria di Borgogna si sposa con Massimiliano d'Austria portando in dote proprio le Fiandre. Maria di Borgogna, anche se ricordate c'è la legge Salica, Maria di Borgogna sostiene di essere la legittima sovrana della Borgogna, in particolare delle Fiandre, d'accordo? E quindi, per proprietà transitiva, gli Asburgo d'Austria, Massimiliano d'Austria, della famiglia di Asburgo, è suo padre che è in carica,
sostengono di essere coloro che devono ereditare i possessi borgognoni. D'accordo? Massimiliano d'Asburgo è l'erede del Ducato d'Austria. Vedremo un po' meglio questa faccenda dopo, magari in una lezione successiva. Quello che ci interessa però adesso è che ovviamente c'è una rivalità tra la Francia, Luigi XI, e l'Austria, gli Asburgo d'Austria, a chi devono andare le Fiandre. Fate attenzione, la Francia già gusta il fatto di prendersi tutti i territori della Borgogna, Francia, Lussemburgo, Borgogna storica e Franca Contea, d'accordo? Franca Contea. Però in realtà non sarà così. Prevalgono gli Asburgo, d'accordo? Prevalgono gli Asburgo perché sono gli stessi cittadini delle Fiandre, le città delle Fiandre che ricordate desiderano l'autogoverno, che preferiscono essere governati da Maria di Borgogna e magari dal suo marito, dalla sua famiglia austriaca, gli Asburgo, piuttosto che darsi alla Francia, perché le città delle Fiandre sanno che la Francia significherebbe un dominio molto duro, la fine della loro autonomia. Invece, Maria di Borgogna e il suo consorte austriaco, gli Asburgo, sono molto più furbi, dicono alle autorità delle città delle Fiandre: noi vi lasciamo una grande autonomia, sotto di noi sarete praticamente indipendenti e così via. Risultato, noi abbiamo l'esercito austriaco aiutato dai vassalli tedeschi, ricordate che di Asburgo erano imperatori di Germania, passano attraverso la Germania con l'aiuto dei principi tedeschi, riescono a occupare quasi tutte le Fiandre. La Francia viene gabbata, la Francia viene sconfitta. Fate attenzione, la spartizione della Borgogna, la Borgogna che cessa di esistere, viene spartita tra Francia e Austria. Il problema è che la spartizione è totalmente a vantaggio dell'Austria. Vedete questa linea tratteggiata? Ciò che c'è a sinistra è della Francia, ciò che c'è a destra è dell'Austria. Questa è la spartizione definitiva della Borgogna. L'Austria, come vedete, prende la parte maggiore. Non solo l'Austria prende la Franca Contea, l'Austria si prende anche il Lussemburgo e l'Austria si prende la maggior parte delle Fiandre, il territorio più ricco, cioè il 70%. Ok? Alla Francia va soltanto una parte delle Fiandre occidentali, diciamo il 30% delle Fiandre, più la Borgogna storica, ok, a sinistra di questa linea la Francia prende, più la Borgogna storica che è un insignificante e povero territorio agricolo. Quindi la Francia è rimasta con poco in questa spartizione, l'Austria ci ha guadagnato moltissimo, d'accordo? Parleremo ancora delle Fiandre dal punto di vista della storia degli Asburgo, d'accordo? Degli Asburgo d'Austria. Tuttavia, Luigi XI può vantarsi di aver sconfitto la Borgogna. In realtà, al posto suo l'hanno fatto gli Svizzeri, che però combattevano per lui. In ogni caso, Luigi XI, abbiamo visto, prende pochi possedimenti dalla spartizione dei territori dell'eredità borgognona. Però comunque la Borgogna non esiste più e questo è un vantaggio, cioè la Francia si è liberata di un pericolosissimo concorrente ai suoi confini. Luigi XI quindi è uno dei re che inizia a rafforzare la Francia, a rafforzare l'apparato amministrativo, il potere del sovrano, del governo, della Francia, d'accordo? Dopo di lui proseguirà nel rafforzamento della Francia il suo successore Carlo VIII, di cui parleremo anche in un altro argomento perché ci riguarda direttamente a noi italiani. Carlo VIII, attenzione, regna dal 1483 fino al 1498. Per il momento, ecco questi due ultimi re francesi. Per il momento possiamo finire qua, diciamo, con la storia della Francia, ok? Perché abbiamo detto che seguiamo la nascita di queste due monarchie nazionali, delle quattro monarchie nazionali dell'Europa occidentale, più o meno fino al 1492,
500, d'accordo? Quindi ci siamo. Con Luigi XI, con Carlo VIII e anche con i re successivi, la Francia diventa una delle monarchie moderne più forti, cioè nasce proprio la Francia come stato moderno, come monarchia nazionale moderna in cui il re è sempre più forte, i suoi vassalli, gli aristocratici nei feudi delle campagne sono sempre più deboli. Attenzione, continua anche l'annessione di tanti pezzi e pezzettini della Francia che durerà a lungo anche nel 500, nel 600. Vi faccio solo un esempio, ma solo un esempio tra tanti, se ne potrebbero fare moltissimi. Nel 1491, che cosa fa Carlo VIII? Si sposa con Anna di Bretagna, che lì non c'è un erede di maschi in Bretagna. C'era solo questa figlia femmina con una corta mossa matrimoniale. Carlo VIII si sposa con Anna di Bretagna e che cosa succede? La Francia così incamera la Bretagna, ok? La Bretagna è un territorio che non aveva mai fatto parte della Francia, non era mai stato nell'orbita della Francia e così via, pezzettino per pezzettino, attraverso conquiste, attraverso trattative, attraverso matrimoni, i re di Francia cercano di sottomettere tutti i feudi in qualche modo della Francia. La Francia di diventa tra le monarchie nazionali moderne lo stato meglio organizzato, lo stato più accentrato, lo stato dove veramente il re ha più poteri. Il re centralizza i poteri nel Consiglio del Re, cioè il suo governo, i suoi ministri si chiamano Consiglio del Re. Il Consiglio del Re deve togliere poteri, ovviamente, ai vassalli, l'abbiamo detto. Bisogna costituire un esercito nazionale, un esercito del re con dei mercenari e non richiedere più feudalmente le truppe agli aristocratici, impedire agli aristocratici di avere eserciti privati, come togliendo loro le risorse, impedendo loro di esigere di riscuotere le tasse. Ok, c'è bisogno per fare tutto questo, ovviamente, anche gestire l'amministrazione, gestire la giustizia nelle province, dappertutto nella Francia, togliendo questi poteri agli aristocratici e ai vassalli, c'è bisogno ovviamente di funzionari di Stato, di una burocrazia. E i re di Francia iniziano a utilizzare funzionari borghesi perché ovviamente non hanno niente da temere dai borghesi, i borghesi non combattono, non hanno il castello, non hanno i soldati e così. E quindi assumono nell'amministrazione della Francia moltissimi borghesi fedeli al re che tolgono potere ai nobili, diventano funzionari pubblici. Borghesi, quindi si crea una burocrazia dipendente dal centro, d'accordo, che risponde solo al Consiglio del Re, al governo del Re di Francia, alla capitale Parigi, al Re di Francia e alla corte, d'accordo? Questa burocrazia conta circa 2500 funzionari statali che sono borghesi, attenzione, che si sono arricchiti e spesso comprano un titolo nobiliare. Questi borghesi vengono chiamati borghesia degli uffici perché di fatto comprano un titolo nobiliare, cioè con la venalità delle cariche non erano nobili, ma essendo ricchi acquistano un titolo nobiliare, diventano nobili all'improvviso, capite? Lo acquistano, quindi il re prende un sacco di soldi, conviene vendere, istituire nuovi titoli nobiliari. Quindi questi borghesi entrano nell'amministrazione, diventano anche nobili, perché acquistano un beneficio, cioè un titolo nobiliare, che corrisponde a un ufficio, cioè a una lucrosa professione, d'accordo? Per esempio quella di amministratori o esattori delle tasse, oppure quella dei magistrati o amministratori della macchina statale, quindi pagano un sacco di soldi per acquistare il beneficio del titolo nobiliare, ma ne guadagnano ancora di più perché ottengono dei lavori nella pubblica amministrazione molto molto lucrosi. Vengono chiamati anche nobiltà di toga o di roba, perché appunto il titolo nobiliare se lo sono comprati, nobiltà di toga o di roba, la nobiltà più recente, che vedete, considera proprio il titolo nobiliare
ho la carica pubblica, cioè l'ufficio, come un possesso personale, una proprietà privata che si è acquistata con i soldi. Nobiltà di Togo e di Rovere diventa una caratteristica fondamentale della Francia, diventerà sempre più numerosa e sempre più potente nel corso del tempo, infatti ne riparleremo in argomenti successivi. Non viene vista bene dall'antica nobiltà militare, la nobiltà di spada, d'accordo, che li considera dei parvenu, dei falsi nobili, ah, un vile commerciante che si è comprato un titolo nobiliare perché era ricco. Però è proprio l'interesse del re era quello di togliere potere ai nobili di spada, perché i nobili di spada, come dice il nome stesso, erano i nobili guerrieri con i loro soldati, con i loro feudi, avevano fatto le guerre feudali, avevano dato fastidio al re, mentre invece questa nuova nobiltà non sa neanche andare a cavallo, non sa combattere, sono borghesi che hanno acquistato il titolo nobiliare, il beneficio e anche la carica pubblica, l'ufficio, quindi nobiltà di toga e di roba. Ne parleremo ovviamente ampiamente in altri, d'accordo, in altri argomenti. E poi il Parlamento di Parigi, cioè il re si basa molto su questi nobili di toga. Uno degli uffici più importanti di questo nobile di toga è l'ufficio di parlamentare. Ricordate che il vero Parlamento della Francia sono gli Stati Generali che vengono convocati ormai quasi mai, perché ormai il re di Francia tende a essere assoluto, non convoca il vero Parlamento che sono gli Stati Generali, Parliament, cioè i parlamenti. Il Parlamento francese non è un vero Parlamento, è pieno di nobili di toga, fedeli al re, che hanno avuto tutto il potere, il titolo e le cariche del re, che hanno quest'altro ufficio, l'ufficio dei parlamentari, ma i parlamenti sono delle corti di giustizia, dei tribunali, che giudicano come corte d'assise, d'accordo? Cioè giudicano in primo grado, e poi ce ne sono molti di parlamenti, ci sono i parlamenti provinciali, ma il parlamento più importante, in varie città della Francia, il parlamento più importante è Parigi, che dà un parlamento che dà consigli al re, che deve approvare gli editti del re, e così, e quindi diventa un grande centro di potere, almeno per il momento fedele al re, che toglie potere ai nobili, d'accordo? Quindi abbiamo il rafforzamento notevolissimo della monarchia francese. Un'ultima cosa, la monarchia francese, di questo abbiamo parlato in un precedente argomento, la monarchia francese sottomette anche la Chiesa. Ricordate le chiese nazionali, il re che tende ad avere poteri assoluti non può avere una chiesa che dipende dal Papa. Ricordate, ne abbiamo già parlato nel 1438 con la prammatica sanzione, ve lo ricordate, la prammatica sanzione, forse non vi ho parlato proprio del documento, ma ne abbiamo parlato in un argomento precedente, con la prammatica sanzione nasce ufficialmente la Chiesa gallicana, gallicana significa francese, la Chiesa autonoma francese, autonoma dal Papa, che risponde non al Papa ma al re di Francia. L'abbiamo detto in passato. I vescovi francesi sono nominati dal re di Francia. Il concilio dei vescovi francesi deve approvare le decisioni papali. Gli editti papali non hanno automatica applicazione in Francia se non approvati dal concilio dei vescovi francesi, che è presieduto ovviamente dal re di Francia. C'è una chiesa che non risponde più al Papa, ma al re di Francia. La chiesa, il papato non l'accetterà mai e si arriverà vicino allo scisma. Questo non succederà. Poi vedremo in seguito che in realtà la chiesa cattolica in qualche modo cederà, perché nel 1516 un papa, che vedremo chi era, un papa corrotto che voleva soldi, cioè in cambio di soldi era capace di disposto a fare qualunque cosa, nel 1516 ci sarà un concordato tra la Francia e il papato totalmente favorevole alla Francia, in cui di fatto il papato, pur senza accettare ufficialmente la Chiesa gallicana, non lo farà mai, troverà un compromesso lasciando tutti i poteri della Chiesa cattolica francese al re in cambio di un blando e semplicemente onorifico rinuncia al conciliarismo,
alla dottrina che il concilio fosse superiore al papa, ma si tratta di una cosa puramente onorifica. Quindi lo Stato francese molto forte è sicuramente la monarchia che per prima diventa molto forte, centralizzata più delle altre, d'accordo? Molti in Francia si vantano di essere la prima monarchia nazionale moderna, il primo stato moderno, modernamente organizzato. La Francia era sicuramente il più forte, il più accentrato, il più grande, il più potente delle monarchie nazionali moderne, ma non è propriamente la prima. Come possiamo dire, quando nasce più o meno la monarchia nazionale moderna francese? Quando viene sconfitto Carlo il Temerario? Diciamo intorno al 1477, ok? Oppure forse prima, dopo la vittoria della guerra dei cent'anni, nel 1453, diciamo più o meno, diciamo che a metà del 400, ok, nasce la Francia come monarchia nazionale moderna, era stata preceduta da un'altra monarchia, il Portogallo. Lo vedremo, i portoghesi possono vantarsi di aver preceduto la Francia. Portogallo e non la Francia sono la prima monarchia nazionale moderna. Lo vedremo in seguito. L'Inghilterra, com'è che l'Inghilterra anch'essa si rafforza, il sovrano ottiene potere, centralizza, riesce a eliminare il potere degli aristocratici? Se l'Inghilterra ha perso la guerra dei cent'anni. Fate attenzione a questo. La guerra dei cent'anni, con tutte le sue distruzioni, per quanto sembri strano, ha favorito il re d'Inghilterra. Perché? Perché capite, molti, il problema sono questi aristocratici che non sanno far altro che fare la guerra. E sono dei barbari sui loro cavalli, l'unico loro valore, la loro vita è la guerra, la morte in guerra, la guerra eroica. Non sanno far altro che questo: ammazzarsi tra di loro. Non fanno solo guerre contro gli altri paesi, fanno guerre, capite, interne, guerre feudali, in cui all'interno dello stesso paese vengono scatenate continuamente dai grandi aristocratici guerre, anarchia, eccetera, guerre feudali. Le monarchie nazionali moderne nascono quando finiscono le guerre feudali, ok? Quando non ci sono più gli eserciti privati e gli aristocratici si ammazzano tra di loro all'interno stesso del proprio regno, e quindi quando il re diventa praticamente l'unico che ha la forza, anche la forza economica, di avere un esercito, e finiscono le guerre feudali. Allora, già la guerra dei cent'anni aveva favorito il potere del sovrano, ma anche la borghesia, che detestava questi nobili che pensavano solo alla guerra. Perché? Perché molti inglesi, nobili inglesi, erano andati in Francia a morire, no? Per la guerra che dura più di 100 anni, a morire, in qualche modo si autodistruggono. Cosa succede? Succede che però quelli che sono sopravvissuti di questi aristocratici francesi sono molto molto arrabbiati, sono molto frustrati di aver perso la Francia, tantissimi territori in Francia dopo la sconfitta della guerra dei cent'anni, di aver perso i loro feudi in Francia. Quindi rientrano in Inghilterra e cosa fanno? Loro sanno fare soltanto una guerra, e quindi l'Inghilterra viene squassata dalle guerre feudali di questi aristocratici che, capite, non potendo sfogare la loro bellicosità, la loro animalità in Francia, perché i territori francesi sono persi, lo fanno all'interno dell'Inghilterra. La scusa qual è? Fate attenzione. La scusa è che Enrico VI, vi ricordate che Enrico VI è quello che ha perso, il re inglese Enrico VI di Lancaster è quello che ha perso la guerra dei cent'anni. Enrico VI nel 1453, proprio alla fine della guerra dei cent'anni, inizia a dare segni di follia, d'accordo? Anche lui diventa un re folle, Enrico VI, incapace di intendere e di volere, completamente folle. Ricordate che un po' di tempo prima era capitato a un re francese di diventare folle? Ricordate chi? A Carlo VI. Adesso
Succede la stessa cosa a un re inglese, diventa folle. Il numerale è sempre sesto, può servire per ricordare. Carlo VI, re folle della Francia, e Enrico VI, re folle dell'Inghilterra. Approfittando della follia di Enrico VI, si scatena una guerra civile veramente spaventosa, d'accordo? La guerra delle due rose. La guerra delle due rose è barbarie. Allo stato puro, d'accordo? Approfittando della follia di Enrico VI, due dinastie si scontrano tra di loro per occuparne il trono. La prima è la stessa di Enrico VI, i Lancaster. La seconda, attenzione, sono gli York, che comunque sono parenti degli Lancaster. La guerra si chiama Guerra delle Due Rose per via dei simboli delle due fazioni in lotta, delle due casate. I Lancaster hanno come simbolo una rosa rossa, gli York hanno come simbolo una rosa bianca. Tuttavia, sempre di rose si tratta, quindi capite perché si chiama Guerra delle Due Rose. La Guerra delle Due Rose 1453 dura per un tempo lunghissimo, dura fino al 1485. D'accordo? Quindi quanto sono? Sono 30 anni, sono un po' più di 30 anni. L'Inghilterra viene proprio messa a sacco, devastata da una guerra che è barbarie pura, altro che fine del Medioevo. Qui, seconda metà dell'Ottocento, siamo ancora proprio nel periodo più buio del Medioevo. Gli aristocratici si gettano in questa guerra civile con un piglio barbarico, sanguinario, veramente primitivo. Pensate che negli stessi anni si stava sviluppando la raffinatissima civiltà dell'umanesimo in Italia e in Inghilterra, in quel periodo erano dei barbari, assassini sanguinari. Questi nobili che volevano solo ammazzare o farsi ammazzare eroicamente. Cosa succede? Che è veramente terribile, non andiamo nel dettaglio, questa guerra, la guerra delle due rose, che è una guerra feudale che impedisce la nascita di un potere, capite, monarchico forte, di uno stato moderno, se lo stato è sconquassato da questi terribili aristocratici a cavallo. Basta citare un personaggio, Riccardo III, no? Sarà al centro di un'opera di Shakespeare. Riccardo III è uno che ammazza non so quanti familiari, compresi familiari molto stretti, prima di essere ucciso a sua volta. Una figura veramente tragica, degna del gusto del barocco di Shakespeare, che dedicherà a Riccardo III una famosa tragedia, d'accordo? Come finisce la guerra delle due rose? Spero di aver fatto capire. Sia la guerra in Francia, la guerra dei cent'anni, sia la guerra delle due rose è positiva per l'Inghilterra, per l'Inghilterra moderna da un certo punto di vista, perché la nobiltà si autodistrugge. Sia nella guerra dei cent'anni, ma poi anche nella guerra delle rose, si ammazzano tutti tra di loro per un sacco di tempo. Alla fine, tra Lancaster e York, tra lui, due litiganti e il terzo gode, emerge una nuova dinastia più moderna, la dinastia dei Tudor, che trasformerà l'Inghilterra, come aveva fatto la Francia prima, in una monarchia nazionale moderna, stabile, il più possibile accentrata e senza più le guerre feudali. Tudor, il primo importante re dei Tudor è Enrico VII Tudor. Quindi, né i Lancaster né gli York, alla fine della guerra delle due rose, Enrico VII della dinastia dei Tudor, peraltro, era imparentato sia con i Lancaster sia con gli York. Governa sul trono, regna sul trono d'Inghilterra dal 1800, 1485, attenzione, fino al 1509. Questo è un re assolutamente fondamentale che è alla base della nascita, magari nascita che avviene, capite, nel 1485, quindi qualche decennio dopo rispetto alla Francia, della monarchia nazionale moderna anche in Inghilterra. Enrico VII
Enrico VII Tudor. Procede alla costruzione di un apparato statale moderno, anche lui come in Francia, con dei funzionari borghesi, con una burocrazia che toglie potere ai nobili, toglie le facoltà, i poteri agli aristocratici. C'è anche, attenzione, un'apertura nei confronti della borghesia. Quindi una dinastia moderna, quella dei Tudor. La borghesia, ovviamente, quando l'aristocrazia perde potere, ovviamente acquisiscono potere sia il sovrano che controlla e centralizza meglio lo Stato, la monarchia, ma anche la borghesia, ovviamente, che ha più spazio. Enrico VII favorisce i commerci della borghesia. Enrico VII costruisce una flotta. Pensate, l'Inghilterra era un'isola, ma non aveva neanche una vera flotta appartenente allo Stato, c'erano quasi soltanto guerre private. Enrico VII, la nuova dinastia Tudor, favorisce i commerci navali. Le navi inglesi arrivano, per esempio, nel Portogallo. Per secoli importeranno il vino dal Portogallo e l'Inghilterra, anche da un punto di vista politico-militare, sarà per secoli legata da alleanze molto strette al Portogallo. Vedremo un'altra monarchia nazionale moderna in cui la borghesia stava fortemente emergendo, d'accordo? Stava fortemente emergendo. Possiamo dare ovviamente qualche dettaglio in più, quindi anche come in Francia, anche Enrico VII Tudor in Inghilterra costruisce un potere centrale forte. I nobili, abbiamo visto, si sono autodistrutti, si sono ammazzati. Ma quando va al potere Enrico VII trova un Parlamento spopolato. Ricordate che la Camera dei Lord è fatta da vescovi, da ecclesiastici, ma anche da nobili, da aristocratici. Il Parlamento è spopolato perché molte famiglie aristocratiche avevano capite, godevano del titolo ereditario di Lord, si erano distrutte, si erano ammazzate, erano tutti i suoi esponenti, si erano ammazzate, erano morti durante la guerra delle due rose. E quindi si tratta di un Parlamento spopolato. Quindi Enrico VII, fate attenzione, deve nominare tantissimi altri lord i cui seggi erano rimasti vacanti. Cosa fa? Forse avete già capito. Nomina dei lord più moderni, dei proprietari terrieri che sono abituati a fare affari, ok? Dei lord più imprenditori, non dei lord che erano quelli che volevano solo combattere. Nomina dei suoi amici fedeli a lui e fa anche una riforma istituzionale, cioè da questo momento in poi la Camera dei Lord non avrà solo membri ereditari perché la famiglia ha un seggio per eredità, molti dei Lord saranno nominati direttamente dal re, capite? Non più ereditari, ma di nomina regia. In questo modo Enrico VII e tutti i suoi successori riusciranno a controllare la Camera dei Lord, quindi la trova spopolata, ci mette i suoi amici delle famiglie nobili aristocratiche più moderne e più fedeli a lui e alla sua linea, d'accordo? E quindi peraltro lui il Parlamento non lo convoca più, se non molto raramente. Parlamento inglese, abbiamo visto, aveva un forte potere, però con i Tudor viene un po' schiacciato a partire da Enrico VII il Parlamento inglese fino all'inizio del 600, ma poi vedremo che già all'inizio del 600 il Parlamento inglese rivendicherà, riprenderà i suoi poteri, addirittura diventerà più importante del re nell'Inghilterra del 600, e questo lo vediamo ovviamente in un altro argomento. E quindi abbiamo anche qui un consiglio del re, un governo centralizzato, d'accordo, un governo centralizzato, un consiglio del re. Certamente anche qui nasce una burocrazia, dei funzionari che devono togliere potere ai nobili, un potere centrale forte. Il Consiglio del Re in Inghilterra si chiama Consiglio Ristretto, ok? Tuttavia, attenzione, la monarchia nazionale inglese non è assolutamente così forte, così ramificata e così organizzata come quella francese. Non era così autorevole il potere del re come quello del re di Francia, che sicuramente nasce come la monarchia nazionale più potente e più accentrata di tutte le altre
in Europa, d'accordo? Il vero strumento dell'assolutismo di Enrico VII, che smette di convocare il Parlamento, è la Camera Stellata, la Star Chamber. Sarà sempre un temuto simbolo e strumento dell'assolutismo. Che cos'è la Camera Stellata? In violazione della Magna Carta, che vi ricordate, che diceva che i tribunali dovevano essere autonomi, che dovevano essere tribunali rappresentati da pari rispetto a chi veniva giudicato, quindi non potevano essere un tribunale dipendente dal re. Cioè la Magna Carta e le modifiche continue nel corso dei secoli della Magna Carta, di cui abbiamo parlato in argomenti precedenti, escludeva che un re potesse gestire un tribunale. I tribunali dovevano essere autonomi dal sovrano. Invece Enrico VII crea la Camera Stellata. Questa Camera Stellata, che cos'è? Lo controlla lui, il re. È un tribunale supremo politico che giudica non i reati comuni, ma i casi di alto tradimento, di lesa maestà. È un tribunale spietato, può condannare a morte, insomma, forse avete già capito. In questo modo Enrico VII controlla oppure incarcera oppure elimina gli oppositori. Perché? Che cosa vuol dire il reato di alto tradimento? Chiunque, capite, può essere accusato di alto tradimento. Se c'è qualcuno che è un oppositore che si oppone al re Enrico VII o ai suoi successori, che ha delle idee diverse, che organizza un'opposizione, che critica il sovrano, non che necessariamente l'abbia tradito, d'accordo, alto tradimento, ma basta qualcuno che al sovrano non piace, che in qualche modo critica il sovrano, può essere accusato di alto tradimento, semplicemente perché è un oppositore, uno che dà fastidio al sovrano, e il sovrano attraverso la Camera Stellata lo fa condannare a morte, eliminando quindi ogni possibile opposizione. Si va verso l'assolutismo anche in Inghilterra, d'accordo? Le ultime cose che possiamo dire riguardano le altre due isole britanniche, no? La Scozia e l'Irlanda. Fate attenzione perché la Scozia, a differenza di quanto molti pensano, fino all'inizio del 1700, oppure se vogliamo dire per divisione dinastica fino all'inizio del 1600, la Scozia sarà sempre un regno indipendente e separato dalla Gran Bretagna. Nel corso dei secoli del Medioevo, scusate, dalla Gran Bretagna, non ancora esiste, sono un po' stanco. La Scozia sarà sempre un regno indipendente e separato rispetto all'Inghilterra. Stavo pensando al fatto che la Scozia si unirà all'Inghilterra formando la Gran Bretagna, ma solo all'inizio del Settecento, d'accordo? Qui stiamo parlando del Quattrocento. La Scozia è sempre stata indipendente. Gli inglesi hanno più volte cercato di sottometterla. Ricordate il film Braveheart? Riescono a sottomettere la Scozia agli inglesi per brevi periodi, poi la Scozia ridiventa sempre indipendente. Dal 1371 in Scozia c'è la dinastia Stuart, d'accordo? Quindi nel 1500 circa, noi arriviamo al 1500 circa, in Inghilterra ci sono i sovrani Tudor, in Scozia ci sono i sovrani Stuart dedicati e destinati a un'importante storia, vedremo nei secoli successivi, i sovrani Stuart. Quindi l'Inghilterra non riesce a sottomettere la Scozia, che peraltro la Scozia è un'organizzazione molto molto particolare, molto molto arretrata, è un paese arretrato di stampo agropastorale, dove vige il potere dei clan, queste grandi famiglie che hanno un singolare potere, un'importanza e dominano i capi clan in Scozia. È un'organizzazione primitiva e barbarica, naturalmente, quella dei clan scozzesi. La Scozia era semplicemente un paese di barbarie pura, d'accordo? Intorno al 1500 ci stiamo occupando appunto di questo. Gli inglesi allora cercano di conquistare l'Irlanda. I poveri contadini irlandesi saranno sempre sfruttati dagli inglesi, però per ora, noi ci fermiamo al 1500, l'Inghilterra è riuscita solo in parte a sottomettere l'Irlanda.
Vi fu un papa, credo nell'undicesimo secolo, moltissimo tempo prima, che de aveva decretato che l'Irlanda doveva appartenere all'Inghilterra. L'Inghilterra però per ora non riesce a colonizzarla, d'accordo? Per ora l'Inghilterra riesce a occupare e a controllare l'Irlanda soltanto Dublino, che peraltro comunque è la città più importante, oppure la costa, alcuni tratti della costa del sud-est dell'Irlanda. E quindi la colonizzazione dell'Irlanda da parte dell'Inghilterra, però attenzione, anche da parte della Scozia, è qualcosa che deve ancora avvenire e che vedremo in un successivo, d'accordo, in un successivo argomento. Io ho concluso, come vedete, abbiamo parlato della spartizione, della fine della Borgogna, della guerra delle due rose, ma sono tutti argomenti collegati che confluiscono in cosa? Nella nascita, sia in Francia, sia in Inghilterra, qualche decennio dopo della Francia, di due importanti monarchie nazionali moderne, in cui il re ha sempre più potere, centralizza le funzioni in un suo governo, utilizza una burocrazia, soprattutto di borghesi, per sottrarre potere agli aristocratici, e così si creano, nascono queste due monarchie nazionali moderne in Francia e in Inghilterra. Spero che queste cose vi siano piaciute. Nella prossima lezione, anche importante, parleremo della nascita della monarchia nazionale moderna in Portogallo e in Spagna, cioè ci occuperemo della penisola iberica, ok? Tra l'altro, le vicende della Spagna, che invece di Spagna dovrebbe essere chiamata Castiglia e Aragona, perché c'erano due parti della Spagna che hanno difficoltà a unificarsi, la storia della Spagna dal 1300 al 1500 circa è piuttosto complessa, per vari motivi, anche perché vi è la guerra, ricordate, contro i mori musulmani del regno di Granada, quindi c'è anche uno stato islamico in Spagna e con cui continua la reconquista da parte di Castiglia e Aragona. Vedremo in dettaglio le vicende del Portogallo e della Spagna e della formazione delle altre due importanti monarchie nazionali moderne nell'Europa occidentale, Portogallo e Spagna, la prossima lezione, anche se appunto la Spagna in realtà è divisa in due tra Castiglia e Aragona, e forse invece della Spagna bisognerebbe parlare di Castiglia, ma lo vediamo la prossima volta. Continuate a seguirmi, monarchie nazionali moderne. Grazie.